Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli, ho davanti a me in alto la riproduzione dell'ultima cena di Leonardo, un'opera abbastanza attuale perché proprio da un paio di settimane la nostra televisione nazionale sta riproducendo in maniera però sdolcinata, melodrammatica, quasi da manifesto gay, tutto quello che vogliamo noi, chi più ne ha più ne metta, la vita di Leonardo, questo grande connazionale che si è distinto per il suo acume di umanista, di artista e anche di inventore di macchina da guerra e non. Credo che in ognuno di noi ci sia un Leonardo, cioè una persona che coltivi un sogno nella propria vita, che abbia dei progetti e nello stesso tempo, come per la trama di questo film a puntate melodrammatico, credo che ognuno di noi abbia fatto l'esperienza del tradimento, che poi è l'esperienza di cui è stato vittima Gesù, che poi è l'esperienza inferta da attore a Gesù da parte di Giuda l'Iscariota. E sono tutti, vedete, dei passi e delle rievocazioni che emergono nel racconto evangelico secondo San Giovanni, che è stato appena proclamato dal diacono. Diacono che cosa significa? Il servizio, il servitore. Ebbene, l'altro aspetto che dobbiamo sottolineare nella nostra vita e che distingue il mercenario dal vero servitore è quello appunto della disposizione interiore con la quale si fa un qualcosa. Una disposizione interiore che comunque viene preceduta o accompagnata da segni eloquenti, come quello di Gesù del lavare i piedi ai suoi discepoli. Li mise sicuramente in una situazione di grande imbarazzo, ma quando Gesù fece capire loro il gesto, ci fu qualcuno che disse: Signore, tu lavi i piedi a me, ma allora lavami pure la testa, lavami pure il resto del corpo. E Gesù gli fece capire loro un'altra cosa bella e importante: il valore della consacrazione. Oggi infatti vogliamo anche esaltare il sacerdozio ministeriale, la festa di tutti noi sacerdoti. Non ci può essere Eucaristia, non ci può essere Santa Messa senza il sacerdozio e i sacerdoti, così come non ci può essere, attenzione, il sacerdote senza l'Eucaristia, perché all'interno di una celebrazione eucaristica con la preghiera consacratoria, l'epiclesi del Vescovo, ecco che un uomo scelto tra altri uomini, non perché è più santo, è più bello, è più bravo, è più intelligente, ma perché ha risposto sì alla volontà elettiva di Dio, viene inserito all'interno di una comunità per perpetuare nel tempo l'azione di Gesù, per perpetuare nello spazio l'azione di Gesù. Fate questo in memoria di me. E quando leggevamo poco fa questa splendida lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, che parlava appunto della rievocazione di questo super apostolo dell'ultima cena, ho avuto qualche brivido alla schiena, perché pensavo, non senza emozioni, a quell'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli. Deve essere stato qualcosa di bellissimo e di commovente. Quest'anno non possiamo purtroppo procedere alla lavanda dei piedi, che normalmente era affidata ai bambini del catechismo, ma se permettete, ecco, senza retorica o eufemismi, vorrei simbolicamente lavare i piedi, ecco, non so se li tenete un po' sporchi, puliti, ma a ciascuno di voi, perché è quello che il sacerdote fa, ecco, lavare non i piedi, ma lavare i passi o quegli strumenti umani, esistenziali, fatti di atti umani, pensieri, parole, opere, alle volte i passi non mossi, quindi le omissioni di ogni figlio e di ogni figlia di Dio, di cui il sacerdote nel suo ministero, cioè servizio generativo, perché il sacerdote è padre, si fa interprete
e mediatore di misericordia, perché il sacerdote deve avere un cuor solo con gli altri, altrimenti è meglio che cambia mestiere, qualora fosse un mestiere il sacerdozio, ma vi assicuro io che sono sacerdote che è una missione e una vocazione più che un mestiere. Mestieri ce ne sono tanti, se ne possono fare tanti, ma il sacerdozio è qualcosa che rileva da un mistero, dal ministero, cioè dal servizio al mistero. E vorrei ancora dire quello che Gesù ci dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E se ripercorro anche la mia esistenza in chiave retrospettiva, mi chiedo: ma perché hai scelto me, Signore? E la risposta è una sola: è stato un mistero di amore, al quale semplicemente, come Maria, io, come questi giovani che si preparano al sacerdozio, il primo in ordine di tempo, Dio piacendo, sarà il nostro diacono, ho detto, abbiamo detto sì, vengo a fare la tua volontà. E come per Maria, quando ha detto il suo sì, altro che spade che ti hanno trafitto il cuore, la spada delle delusioni, la spada anche delle tue infedeltà, perché queste fanno male, non è che siamo già santi, l'Immacolata Concezione senza macchia è una sola, però ecco, senza paura, quello sì, impavidi, abbiamo scelto di seguire il Signore, e questa è una cosa molto bella. E come il Vescovo stamattina, nell'accogliere le nostre promesse sacerdotali rinnovate, ha detto, eravamo praticamente solo noi sacerdoti a causa delle restrizioni da Covid, così io dico a voi, pregate per i vostri sacerdoti, pregate per chi già è sacerdote, e pregate per tanti giovani che anziché essere impavidi sono pavidi, sono paurosi di assumersi delle responsabilità. In verità oggi si ha paura anche di sposarsi, che è la cosa più naturale di questo mondo, e parliamoci chiaro. Meno male che il nostro governo sta incoraggiando i matrimoni, la natalità con qualche bonus, ecco, che si dà per ogni figlio. Questo non basta naturalmente, ma è necessario che la fede possa alimentare anche il nostro coraggio, il coraggio della fede, ma anche il coraggio di affrontare la vita, il coraggio di assumersi delle responsabilità, perché questa è la libertà, la capacità di fare delle scelte e portarle in fondo, fino in fondo, con profondità e non con superficialità. Non vorrei tediarvi ulteriormente, ecco, sto parlando già da 8 minuti, la liturgia è ancora complessa ed elaborata. Dico soltanto, ecco, facciamo compagnia a Gesù. Alla fine di questa Santa Messa, come da protocollo liturgico, come da rito del Giovedì Santo, in processione, ecco, il ministro e i ministranti si recheranno presso quell'altarino, tutto bditto quest'anno, così carino, simpatico, che è stato allestito nel salone che abbiamo nominato è dedicato all'Immacolata Concezione di Maria, che in altri tempi veniva utilizzato come sala riunioni, come sala di catechismo, ma che in questi tempi di emergenza è il prolungamento della nostra aula liturgica. Ebbene, è bello considerare come è presso Maria che incontriamo Gesù. E allora mettiamoci tutti veramente nel grembo di Maria per incontrare Gesù. Ricollochiamoci tutti, chierici e laici, sacerdoti e popolo di Dio, in questo grembo di Maria, in questo salone dell'Immacolata Concezione, dove incontreremo Gesù e teniamogli compagnia, perché quando si ama qualche persona è dolce la compagnia di quella persona, e noi dobbiamo amare Gesù. Noi non veniamo alla messa per sacrificare semplicemente a delle tradizioni, a dei riti o per richiesta di protezioni o quant'altro, no. Venire a messa, essere qui anche presenti adesso, è un atto di amore che facciamo a Gesù. Diciamo: Signore, tu mi hai dato la vita, io voglio darti un'oretta, 2 orette, 1 oretta e mezza, cosa volete che sia, del mio tempo, delle mie energie, per farti compagnia, per venirti a trovare, per stare con te, perché è bello stare con te. Quando Gesù si trasfigurò sul Tabor,
Ecco gli apostoli che cosa dissero. C'erano Pietro, Giacomo e Giovanni. È bello, Signore, stare qui. C'era la legge, Mosè che apparve, c'erano i profeti, Elia, ma c'era Gesù trasfigurato che annunciava il paradiso. E concludo con qualcosa che avrei voluto dire poco fa, quando ho celebrato un funerale. Purtroppo, essendo Giovedì Santo, era semplicemente la liturgia della parola, non si è potuta celebrare la Santa Messa. Però, ecco, la lettura evangelica ci ha ricordato le pie donne che all'indomani della morte di Gesù volevano andare a rendere omaggio a quella salma, secondo la tradizione ebraica, volevano cospargerla di aromi, di unguenti, per ritardare le conseguenze della decomposizione, che Gesù non conobbe naturalmente, no? E c'era una pietra, ecco, una pietra che era stata arrotolata su questo sepolcro nuovo di Giuseppe di Arimatea, offerto da questo pio ebreo che di nascosto aveva scelto di seguire Gesù, era stato vinto e convinto da Gesù, e fu lui che chiese a Pilato il corpo di Gesù per metterlo nella sua tomba data in prestito. Ebbene, le donne arrivarono al sepolcro e trovarono che quella ruota, quella pietra a forma di ruota, era già stata spostata. Anche noi nella nostra vita alle volte ci preoccupiamo di tanti ostacoli, sono un po' come le ruote davanti al sepolcro, ci sembrano cose pesantissime, cose insostenibili, cose insopportabili. Invece, quantomeno ce l'aspettiamo, la pietra è già stata rimossa, ma non per fatalismo, ma per azione positiva, costruttiva di Dio, perché Dio ci ama ed è onnipotente. Allora, se Dio ci ha dato il suo Figlio, se Dio ci ha dato l'Eucaristia, se Dio ci ha dato il sacerdozio, come insieme a tutte queste belle cose non ci darà ciò di cui abbiamo bisogno? Siano lodati Gesù e Maria. Amen.